Di qua, grazie al direttore responsabile Sabi Mainolfi, grazie alla struttura che ci ospita quest'oggi, per gli auguri ovviamente di Natale che ci scambiamo, che ci scambieremo a breve. Avete già cominciato a mangiare qualcosa, mi raccomando, teniamoci in forma perché c'è da giocare un girone di ritorno importante, altrimenti poi Valerio Esposito è costretto a fare massaggi e non so quanto sia contento. Il settore giovanile della Juve Stabia quest'anno, in particolar modo in una giornata, quella del 5 di gennaio, ha organizzato un evento che è molto molto importante. Ieri è uscito il comunicato appunto ufficiale da parte del settore giovanile. Siamo qui anche per presentare a tutti quanti voi questo progetto. La Juve Stabia infatti sarà accanto ad alcune mamme che hanno appunto bisogno, con un evento benefico che prevederà una raccolta fondi. Nasce così attraverso l'associazione Diamoci una mano Onlus, in collaborazione con la SS Juve Stabia e AOU Federico II di Napoli, con il patrocinio del comune di Castellammare di Stabia, l'idea di una partita solidale. Il giorno 5 gennaio 2019 alle ore 9.30 presso lo stadio comunale Romeo Menti Juve Stabia e Cavese, categoria Beretti, e successivamente una gara amichevole tra lo staff della Juve Stabia e l'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, si sfideranno in questi due match che porteranno ad una raccolta fondi per una causa nobile. Il ricavato sarà tutto devoluto interamente all'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, reparto di neuropsichiatria infantile, per acquisto di ausili ospedalieri come bilance, polisonnografia, strumenti necessari per effettuare esami di vitale importanza per alcune bambine che sono affette da questa malattia. Io voglio chiamare qui accanto a me la signora Maria Amodio, consigliere del comune di Castellammare di Stabia, ma soprattutto collante tra l'amministrazione comunale e la società per questa appunto iniziativa. Un applauso più forte, forza! Maria, innanzitutto, da dove nasce questa idea? Chi l'autore, tra virgolette, di questa iniziativa? Allora, buonasera a tutti. L'idea nasce, come hai accennato tu, dall'esigenza di queste mamme che hanno portare un'assistenza continua alle proprie bambine, perché purtroppo in Campania la sanità da questo lato lascia un po' a desiderare. Quindi da chi nasce l'idea? L'idea nasce dall'amore che si ha verso queste bambine, perché anche se hanno un'età avanzata, loro le definiscono sempre bambine, perché hanno bisogno costantemente di una persona che si prende cura di loro. Ecco, quindi... Io ovviamente ho omesso sicuramente qualcosa, sicuramente l'ho fatto in precedenza. I dettagli ovviamente sono nel comunicato che abbiamo emesso ieri. Sei portavoce delle mamme, ecco, cosa ti hanno detto le mamme? Allora, le mamme, la prima cosa che mi hanno detto quando mi hanno descritto le proprie bambine, mi hanno detto loro parlano con gli occhi, perché col passare del tempo loro, mano a mano che la malattia va avanti, praticamente loro perdono l'ausilio degli arti e del linguaggio, e quindi loro sorridono sempre e guardano, ecco perché le chiamano le bimbe dagli occhi belli, anche il nome che avete scelto per questa iniziativa. Loro sono entusiaste, ma non solo le mamme, ma anche le dottoresse dell'ospedale ringraziano tanto la società Juve Stabia che le sta aiutando a portare avanti questa loro tra virgolette battaglia. Ecco, io lo so, non era previsto, ma l'ho previsto io, quindi lo facciamo valere per buono. Chi tanto si sta prodigando per questa iniziativa, oltre ovviamente a Maria Modio che è qui a fianco a me, è Alfonso Todisco. E allora io invito Alfonso Todisco a venire qui accanto a me e facciamolo un applauso, forza, tanto non glielo facciamo mai, almeno è l'occasione giusta per farglielo. Vieni Alfonso. Io grazie a lui ho conosciuto le mamme. Grazie a lui. Mi sta già picchiando. Alfonso, due parole le devi dire anche tu. Anche tre.
ancora. Sono emozionato per questa iniziativa che abbiamo coinvolto un po' la società, la città di Castellammare. E proprio ieri sera sono stato con l'amico Emanuele Cremante, che è il capo ultra della Curva Sud, e anche loro emozionati per questa cosa e saranno vicini a questa iniziativa. Ecco, proprio perché l'ha già anticipato Alfonso, la Curva Sud sarà presente all'iniziativa, lo diciamo, ci siamo mossi anche io e te insieme per provare a far venire anche la Curva della Cavese, ospite appunto allo Stadio Menti, per provare in quella giornata, così come è stato a Cava in occasione dell'ultimo match appunto di prima squadra, un momento di raccolta per una nobile appunto, per una nobile causa. Ci sarà, come detto, una raccolta fondi, i dettagli vi verranno poi dati con calma, verranno poi ovviamente spiegati con calma. Prima abbiamo anche trovato un accordo con Maria, giovedì sarà ospite appunto dei nostri programmi per continuare a parlare di questa iniziativa, ne parleremo senza mai stancarci fino al 5 e anche oltre, perché non bisogna fermarsi al 5 di gennaio per quella che sarà appunto la giornata poi che vedrà questa raccolta fondi, ma continueremo. La curva della Juve Stabia ci sarà, speriamo quella della Cavese, ovviamente siete tutti invitati, anche chi non gioca, perché giocherà la Beretti, giocherà lo staff della Juve Stabia, vedremo se con queste pance anche noi riusciremo, Alfonso, no, non prendiamo impegno che con queste pance, guarda che tra me, te e Lucio Provisiero non so quanto. Ti dimentichi Esposito, il segretario. Cioè, Enzo Esposito, gli facciamo fare il centravanti a Enzo Esposito. Al centro tavola, poi vediamo che cosa magari preferisci. Grazie a Maria Modio. Volevo dire solo l'ultima cosa da parte di mamma Adriana, che vi abbraccia forte, vi dà un abbraccio proprio forte. Auguri e buon Natale a tutte, anche alle vostre famiglie. Grazie mille. E grazie ovviamente ad Alfonsone, il gigante è buono, Alfonso Todisco. Grazie ad Alfonso. Allora, io voglio chiamare qui, ovviamente, anche se mi è stato detto di non farlo subito, ma io lo faccio subito, lo sapete, amo stravolgere le scalette, voglio chiamare il direttore responsabile Sabi Mainolfi e Roberto Amodio, ovviamente, che vengono qui a parlare con noi. Giustamente mi hanno detto che volevano parlare per ultimi, invece li facciamo parlare subito. Lo facciamo subito. Ecco Roberto Amodio, Sabi vieni alla mia destra cortesemente, eccoci qua. Allora, partiamo da Roberto Amodio per anzianità, non è vero Roberto? Allora Roberto, oggi ci siamo riuniti qui con tutti i ragazzi del settore giovanile della Juve Stabia, con gli staff, a breve ovviamente avremo anche mister Fabio Casetta che sta arrivando. Ecco, il tuo augurio di Natale a tutti questi ragazzi, se vuoi ovviamente aggiungere qualche altro. Ma io principalmente vorrei fare gli auguri ai familiari di questi ragazzi che fanno dei grandi sacrifici insieme a questi ragazzi per farli raggiungere, purtroppo ci sono difficoltà anche da parte nostra per le strutture, però vedo che sono sempre presenti e quindi i familiari gli vorrei fare un augurio di Natale e di continuare, ecco, in questa avventura che da parte un po' di tutte, ecco, da parte dei ragazzi, da parte anche nostra, per cercare sì che qualche ragazzo possa avere una fortuna maggiore in futuro. Forza ragazzi, un applauso. Facciamo parlare anche prima Sabi, facciamo subito anche un'altra cosa importantissima. Sabi, il tuo augurio anche per te, l'augurio di Natale. Vabbè, il mio augurio, diciamo così, è quasi quotidiano con questi giovanotti. Comunque voglio ringraziare prima di tutto il sindaco della cittadina di Valle di Maddaloni, il presidente dell'associazione sportiva OS Valle che ci dà la possibilità di lavorare su queste strutture con i ragazzini del 2005-2006. Volevo ringraziare, ma non per che me ne vogliano i maschi, le signore, le mamme che hanno veramente dato il massimo, ho visto un buffet, meritano l'applauso di tutti quanti. E poi gli auguri vanno a tutti quanti, li faremo anche nei prossimi giorni, perché noi comunque continuiamo con le attività, continuiamo con gli allenamenti, era solo una giornata oggi per stare insieme,
e approfittare di questo piccolo spazio. E allora, Sabbi Mainolfi li ha già citati, li chiamiamo ovviamente uno alla volta qui accanto a noi. Lasciamo un attimo solo Roberto Amodio con me, Sabbi lo richiamiamo a breve. Io invito il sindaco, il dottor Francesco Buzzo, a venire qui accanto a noi, perché ovviamente prima la premiazione, poi gli lasciamo dire qualcosa. Omaggiato ovviamente della maglia della USAB, il sindaco Buzzo. Sindaco, la facciamo vedere. Eccola qui, c'è il nostro fotografo Lino Minasi che la immortala. Eccolo qui. Allora, sindaco, la vostra città ha la possibilità e dà la possibilità, o meglio, a questi ragazzi, i più piccoli in particolare, di potersi allenare qui. E comunque questa è una società gloriosa, sicuramente voi sarete contenti. Certamente, innanzitutto vi voglio ringraziare per la maglietta. Finalmente anche io posso dire di aver giocato da titolare, non l'ho mai fatto se non qualche volta nella mia vita, andavo sempre in tribuna. Grazie innanzitutto per la maglietta. Certamente sono felice di poter ospitare questi giovanissimi nelle nostre strutture, anche grazie alla presenza della nostra scuola calcio, con il nostro presidente Franco Sacco, consigliere comunale delegato allo sport, perché per noi lo sport è importante, che ci consente di trasmettere dei valori di lealtà, di sincerità e di onestà, e anche serve a loro per cominciare a convivere in una comunità. Quindi siamo ben felici di ospitare una società gloriosa come quella della Juve Stabia, a cui io, a tutti i dirigenti, alle mamme e soprattutto a questi giovanissimi, porgo il saluto personale mio, dell'intera città di Valle di Maddaloni, e auguro un buon Natale ed un felice anno nuovo ed anche un felice campionato. Il presidente lo sa, lo ringrazio veramente, ma di cuore, perché fa tanto per la nostra società. Noi cerchiamo in queste occasioni, e volevo ricordare a tutti quanti che domenica 23 noi siamo venuti, siamo qua, ci scambiamo gli auguri, però alla prima squadra, che tra l'altro a momenti nel giro di 3-4 minuti avete anche una bella sorpresa per voi piccoli calciatori del settore, domenica, se siamo sugli spalti a tifare, faremo anche noi un augurio alla prima squadra. Nello stesso tempo la società del presidente sarà ospite all'interno dello stadio Menti come una delle quattro società che si affronteranno in esibizione prima della gara Matera Juve Stabia. Quindi noi cerchiamo di, nel nostro piccolo, di dirgli grazie a livello sportivo. Buonasera, noi certamente, come vi diceva il sindaco, siamo onorati di ospitare una società professionistica, per noi è un motivo di orgoglio e di onore. Ringraziamo voi, i dirigenti e il direttore Mainolfi soprattutto, che ci ha dato questa disponibilità a venire qua a Valle, perché ci è stato chiesto. Noi siamo stati ben onorati, diciamo, di riceverli. Io vi ringrazio, auguro a questi ragazzi, oltre al fatto di poter diventare dei grossi professionisti, ma anche dei grandi uomini soprattutto. L'augurio mio è di un santo Natale, di un buon fine anno, un buon inizio, e per la società un augurio di vederla l'anno prossimo in Serie B. Grazie. Il dottor Pulcino, il dottor De Martino se c'è, Valerio Esposito, venite qui, forza, un applauso anche per loro. Insieme a loro facciamo venire anche il segretario Enzo Esposito, i dirigenti Todisco, Vincenzo Buonomo, Mario Zullo, Giovanni Di Nardo, Francesco Granatello, Lucio Provisiero, Salvatore Avallone, che con zio Vincenzo rappresentano la parte storica del settore giovanile della Juve Stabia. Vi facciamo venire tutti quanti qua, un forte applauso, forza. Loro sono quelli che vi sopportano insieme ai mister, che a breve avremo tutti quanti qua. Io lo so, ma due parole le devo far dire alle due bandiere.
o quantomeno gli auguri di questo settore giovanile. Zio Vincenzo non vuole parlare, Salvatore invece lo facciamo parlare. Salvatore, in rappresentanza di tutti quanti, gli auguri di Natale, ragazzi. Buonasera. Allora, dato che zio Vincenzo è una bravissima persona, però a vergogna, a nome mio e della società Rua Sabbia di Castellammare in particolare, faccio a tutti auguri di buon Natale, un felice anno nuovo e sempre solo forza Sabbia! Ecco mister, allora anche per voi gli auguri ovviamente per i vostri ragazzi. Partiamo ovviamente da mister Benvenuto. Buonasera a tutti. No, faccio gli auguri a tutti i ragazzi che stasera sono presenti e quello che è rimasto a casa. Auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie, nella speranza che Babbo Natale possa portarvi un piccolo pezzo di sogno da poter cullare per il vostro futuro. Auguri ancora e buon Natale a tutti. Mister Sacco. Salve, buonasera, niente, mi accodo a mister Belmonte, faccio gli auguri un po' a tutti, a tutto il settore, ai miei ragazzi e a tutta la società, e che sia un Natale sereno per tutti. Facciamo venire anche mister Francese e mister Migliaccio, grazie a voi. Mister Francese, eccolo qui, mister Migliaccio non lo vedo, dov'è? Eccolo, arriva mister Migliaccio, allora, cominciamo da mister Francese. Buonasera a tutti, così come i mister precedenti faccio gli auguri di buon Natale a tutto il settore, dal responsabile a tutte le categorie nazionali e regionali. Tanti auguri di buon Natale a tutti e felice anno nuovo. Io non mi ripeto, ringrazio a tutti quanti, il mio direttore in particolare, a tutti i miei allievi e a tutti i presenti. Grazie a tutti. Grazie anche a voi, facciamo venire anche, grazie, anche mister Petrillo, mister Ferrara, venite qui, anche per voi ovviamente gli auguri ai vostri ragazzi. Eccoci qua, altra storica bandiera del settore giovanile, mister Petrillo. Grazie per la bandiera. Buonasera a tutti, cosa dire? Buon Natale e felice anno nuovo. Buonasera a tutti, ciao Lucia, auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Grazie. Li avete visti entrare? Sono qui vicino a noi. Un forte applauso all'allenatore in testa alla classifica del campionato di Serie C, Girone C, mister Fabio Caserta. Allora, mister, ma li vedi questi ragazzi? Ma prima o poi questi vogliono venire su. Innanzitutto buonasera, scusate il ritardo perché con Pasquale mi ha fatto fare non so che strada, mi ha fatto fare, è un'ora e mezza che siamo in giro. Comunque grazie per l'invito e spero veramente che più di uno possa un giorno indossare la maglia della Juve Stabia, quella della prima squadra. E siamo molto contenti perché da qualche anno a questa parte il settore giovanile è sempre di più vicino alla prima squadra. Ripeto, mi auguro che più di un ragazzo che sta questa sera qua possa indossare la maglia della nostra Juve Stabia. Un po' mister come Kevin Stallone e Matteo Esposito. Sì, sono due ragazzi che provengono dal settore giovanile, siamo molto contenti. Stallone ha anche debuttato in una partita facendo anche il titolare. Sotto tre presenze, quindi è molto... Ma questo è grazie a lui, perché il lavoro che fa quotidianamente insieme ai ragazzi più grandi è un lavoro importante. E giocare titolare, subentrare, giocare in Coppa non è facile, ma lui ha risposto veramente bene. Sono contento per lui, perché è un ragazzo che se lo merita, è un ragazzo che ha voglia sempre di migliorarsi. Quindi di questo siamo molto contenti. Dobbiamo continuare così, perché il futuro passa
da questi ragazzi. Sono contento perché ci sono tanti allenatori nel settore giovanile insieme a Mainolfi, il responsabile, che curano benissimo e ci lavorano tanto sui ragazzi, e per questo alla fine i risultati si vedono. Dobbiamo e devono continuare a lavorare così. Mister, tu pensi di poter andare via adesso in questo modo? Invece no, devi restare qui ancora un po' vicino a me, perché io chiamo il piccolo Marcuccio. Vieni qui Marcuccio, dove sei? Marcuccio, eccolo qua, sta arrivando. Perché? Perché ovviamente rappresentanza del settore giovanile della Juve Stabia, consegno ovviamente un regalo a mister Fabio Caserta, eccolo qua. Ma Marcuccio, ma c'è mister Caserta, ma cosa gli vogliamo dire a mister Caserta? Complimenti per il primo posto in campionato, nel girone. Quando segna la prima squadra esulti come un pazzo, anche se sei racchetta fa. Sì. E ti si vede. Grazie, grazie, grazie a mister Fabio Caserta, grazie a Marcuccio. E chiamiamo qui Lettera. Dov'è Lettera? Lettera, vieni, vieni, vieni Lettera, eccolo qui. Enzo, prima sei venuto, hai salutato, però ti tocca fare gli auguri. Lo so che sei timido, ragazzi, è diventato rosso il segretario. Non mi piace parlare in pubblico, vi faccio tanti auguri di un sereno Natale, un felice anno nuovo, che sia un anno dove possiamo raggiungere obiettivi importanti sia come settore che a questo punto come prima squadra. Mi raccomando, mi farebbe piacere, ma non solo a me, ma anche alla dirigenza della prima squadra, vedervi tutti quanti al Menti domenica con i vostri genitori. La squadra ha bisogno anche del sostegno nostro per andare avanti. Faccio tanti auguri a tutti i ragazzi, alle loro famiglie, di un buon Natale e Capodanno.